Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa datatoria della SPDB. Si tratta dello SPDB Bluetooth USB Adapter. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo l'adattatore, un connettore XT60 con cavo da 8 cm, un termorestringente e il manuale di istruzioni. La prima cosa da fare è saldare il connettore all'adattatore, facendo attenzione a rispettare le polarità. Saldiamo il cavo nero nel negativo e il rosso nel positivo. Dopo sistemiamo il termorestringente per proteggere l'adattatore. Il risultato finale sarà questo. Ora che abbiamo sistemato il nostro adattatore, vediamo nel dettaglio a cosa serve, come si usa e quali sono i possibili scenari di utilizzo. Per configurare il Flight Controller possiamo usare l'USD di Betaflight o il Lua Script. Tuttavia, con questi metodi abbiamo accesso a un numero limitato di funzioni, quindi vanno bene per regolare i PID o configurare la VTX. Con questo adattatore invece possiamo configurare il nostro Flight Controller tramite smartphone. L'applicazione SPDB ci dà accesso a tutte le impostazioni che possiamo modificare su Betaflight, dal setup fino al tab CLA. SPDB infatti è un porting di Betaflight per dispositivi mobili ed è compatibile sia con Android che con iOS. Trovate l'applicazione su Google Play o Apple Store. In descrizione vi lascio il link per scaricarla. Una volta installata l'applicazione, colleghiamo l'adattatore alla batteria. Possiamo utilizzare batterie da 2 a 6 celle. La luce rossa indica che l'adattatore riceve l'alimentazione. Ora colleghiamo l'adattatore al flight controller. Si accenderà il LED blu. Ricordiamoci di attivare il Bluetooth sullo smartphone e clicchiamo il simbolo del Bluetooth. Sul device list comparirà il nostro adattatore, quindi lo selezioniamo. La luce verde indica che si è stabilita la connessione tra adattatore e telefono. Adesso possiamo fare tutte le configurazioni che abbiamo a disposizione quando siamo davanti al PC con il Betaflight Configurator. Dopo un primo utilizzo, l'app SPDB si è rivelata essere molto completa, funzionale e fluida. L'adattatore è molto semplice da usare, è plug and play e non richiede nessun driver, basta attivare il Bluetooth e collegarlo al flight controller. Dare un giudizio finale su questo adattatore non è semplice, per prima cosa dobbiamo specificare che non va a sostituire le configurazioni tramite Lua Script o SD di Betaflight che rimangono comunque valide e pratiche. Questo adattatore sostituisce l'utilizzo di un portatile quando siamo all'esterno, infatti portarsi sempre appresso il notebook non è molto pratico. Questo adattatore invece possiamo tenerlo sempre nello zaino pronto per qualsiasi evenienza. Quando usciamo a provare una nuova build o dopo un aggiornamento firmware può capitare di aver sbagliato o dimenticato qualche configurazione ed essere impossibilitati a volare. In questo caso ci viene incontro il nostro adattatore per fare tutte le correzioni sul campo. Quindi possiamo dire che questo adattatore non ci è indispensabile per il volo, ma ci può ritornare veramente utile in alcuni casi. In conclusione volevo farvi notare come nell'app ci sia anche il simbolo dell'USB. Infatti possiamo collegarci allo SPDB Configurator anche tramite il cavo OTG. Questa soluzione è sicuramente più economica dell'adattatore Bluetooth, anche se non tutti gli smartphone supportano questa funzionalità. Se comunque il vostro è recente, molto probabilmente la supporta. Il cavo poi ci obbliga a stare vicini al quad, mentre l'adattatore ha una portata di 10 metri circa. Questa era la mia recensione dello SPDB Bluetooth Adapter. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.